Ciao Michele. Ciao, come stai? Ciao Elena, come va? Bene, Io sto benissimo, sono felicissima di essere qui con te oggi. mi fa molto piacere. Anche perché Cosa? hai sentito parlare di me da amici, quindi direi chi è questo scemo di Michele Capozzi, giusto? Esatto. E sono qui a scoprirlo direttamente. Bene. Ascolta, cosa bevi? Cosa ti fa compagnia durante la nostra chiacchiera molto calda? Beh, io sei attenta, eh? Io bevo molta acqua, acqua fatta con l'idrolitina, perché non so, un mio amico una volta è venuto qua, ha cercato, è arrivato con l'idrolitina, l'ha comprata, quindi questa qui è un'acqua una bottiglia normale di acqua minerale, però in realtà è fatta con le bustine di idrolitina, quindi è un pizzico pizzicosa e poi l'idrolitina è un pizzico un po' speciale. E lo bevo regolarmente, normalmente ce ne sono 3 bottiglie nel frigo. E bevo questa e adesso lo bevo qui con te. Cin, io un po' di acqua e Ah beh, l'acqua al limone è buona, mi piace molto l'acqua al limone, l'acqua arancio, l'acqua sì, ok. No, è un po' pigrizia, forse da stare a spremere. Va bene, ok. Allora, tu sei, caro Michele. Allora mi verrebbe da definirti, per quel poco che ho potuto conoscere, un artista della vita e a tutto tondo. Ma il motivo per cui sei qua oggi è che tu ti definisci un pornologo. E allora ti chiedo, ma che cos'è un pornologo? Chi è un pornologo? Va bene, te lo dico subito. Tu sai un po' di greco, sì? Hai No, latino, studiato greco no. greco? Niente, aia. Vabbè, il pornologo viene da porné logos. Porné, se non lo sai, è la pornografia, cioè la descrizione esplicita della sessualità, che è una parola greca, porné. E logos è la parola greca per parola. Quindi il pornologo è tecnicamente perché il pornografo è quello che scrive, grafein significa scrivere. La pornografia cioè è diventata la parola per definire chi la fa per la pornografia, film, foto, qualsiasi cosa. Il pornologo, che non è una parola che ho inventato io perché è stata inventata ben prima di me, però diciamo nell'epoca moderna sono uno dei primi ad aver usato la parola pornologo. Infine, al punto che persino Sgarbi, che tu sai benissimo chi è, quando gli ho detto pernologo, è rimasto lui a guardarmi, gli ho fatto il figo, e gli ho detto: ah, professore, lei lo saprà cos'è un pernologo, per me è logos. Lei sa cos'è logos, cioè faceva il figo perché diceva. Però in effetti è una parola che praticamente io parlo di pornografia, invece di scrivere di pornografia, non è vero, scrivo anche, ma parlo di pornè, quindi di porno. E quindi molto della mia vita è stata quella di esplorare nel mondo intero, e ho vissuto a New York quasi 40 anni in America, esplorare tutto ciò che era sessualità o pornografia o quello che è nel mondo, e poi sono molto aperto e ne discuto e ne parlo e ne scrivo apertamente con le persone. Quindi in questo senso la mia specialità è quello che sto facendo adesso con te, è una cosa che mi piace molto perché racconto a te 10 belinate. Brillanti sarebbero stupidaggini, brillanti da parola genovese. E quindi il pornologo è una persona che sa qualcosa sulla pornè, cioè sulla prostituzione, che è quello che è vero. Perché tutte le cose che ti dico sono o vissute in persona da me, o raccontate a persone, o sono cose vere nel senso che sono avvenute, sono successe e posso darti delle valutazioni, dei pensieri di cose fatte. Da me o da altri, ecco, questa è la cosa importante. Poi mi piace parlarne, perché è una cosa anche rara, perché spesso la gente fa le cose ma poi non le dice. E ascolta, com'è che sei diventato tu nel mondo del porno? Hai fatto l'attore, hai fatto il regista, com'è che poi hai deciso di passare al lato critico, diciamo, al discorso sul porno? Diciamo che sono stato da sempre un raccontatore, quindi un critico di quello che faccio. Io in realtà, detto brevissimamente, ho preso delle lauree normali, quindi ho una situazione accademica regolare di lauree, cazzate varie, però personalmente da buon scorpione sono sempre stato attratto dal sesso, dalla sessualità, quindi ho
non dico che ho scopato tanto, ma ho usato molto la sessualità in quasi tutte le maniere. Sono uno, per esempio, e ho scritto anche il libro di masturbazione, appunto, che hai visto, sono un fattore della masturbazione o dell'auto... E sono quindi un fattore dell'amore fatto da solo, perché secondo molti maschi e molte persone, sia uomini che donne, considerano la masturbazione una dominizio capitis, non sai un po' di latino, no? Una diminuzione di valore. Invece su una balla masturbarsi è stato fantastico, stupendo, eccezionale. Certo che se uno fa solo masturbazione può diventare un problema. Il problema è quando fai una sola cosa che ti dà piacere. Invece secondo me il piacere è fare tante cose. Poi ci sono alcune cose che ti piace di più fare, le fai di più, altre le fai di meno, ma l'esperimentazione secondo me è alla base sia della tua curiosità filosofica in genere, quella che è, sia della mia. Ognuno fa le sue sperimentazioni, tutto qua. Ascolta, in questo libro, che è quello grazie a cui ti ho conosciuto, ti ho scoperto, anzi, scrivi che il porno è un'arte. Cosa intendi con questo? Dicevo questo, cerco le virgolette. Dici proprio questo. A che pagina è? Perché da qualche parte dovrei avere quel libro. Allora, ti leggo il pezzo. Fare critica vuol dire elevare la pornografia a qualcosa di valutabile, che merita di essere classificato. Trasforma il porno da materiale di consumo a contenuto con un valore, e così facendo fornisce un indice di qualità. Il porno è degno di essere criticato come tutte le arti. In sé ha un redeeming value, ovvero un valore di redenzione. Nobilita la sessualità, che per secoli ha sofferto l'etichetta di oscenità. Rivendica la corporalità e il diritto di godere, mostrando per la prima volta il sesso per quello che è. Questo lo dico io o lo dicono loro due? Sembra che tu l'abbia detto qui, a pagina 253, sembra che probabilmente hanno parlato con te, questo è quello che è venuto fuori. Io l'ho preso come qualcosa che tu hai detto. No, può darsi, no, ma è bello quello che dici, chiunque l'abbia detto, diciamo che l'ho detto io, va benissimo. No, c'è intervista a Michele Capozzi, pornologo, c'è qualche pagina su di te, quindi probabilmente è la relazione della tua... Sì, va bene, no, confermo, diciamo, quello che è scritto lì bene, eccetera. Sì, sono totalmente d'accordo, e non proverarsi appunto che l'abbia detto io, perché loro non è che si inventino cose. Però ho conosciuto Lucio e Anna in un seminario che loro avevano fatto, dove io appunto ero uno dei relatori, e c'era anche una certa Monica Stambrini, sai chi è? Ti hanno parlato di lei? No, non la conosco. Una che è stata una delle prime donne a fare e a girare dei film porno, mm-hmm. Anche con una attrice, io, Anna Macchi, come cazzo, insomma, ho la memoria che comincia a perdere i colpi, una famosa attrice che è stata un pochino l'attrice simbolo di questa Monica Stambrini, che ha fatto un documentario su di lei, e poi lo troverai, uscirà fuori nella nostra chiacchierata. Comunque, da sempre, quindi io mi occupo, diciamo, di queste cose di cui tu stai esplorando adesso, prendendo visione di cosa c'è, perché io considero che, come ho detto a pagina 253, che è vero, sono convinto l'espressione del corpo, quindi della sessualità, quindi il trombare, scopare, eccetera, eccetera, sia una cosa altrettanto importante come altre cose del mondo, l'arte, la musica, una laurea o quello che cazzo è. Quindi quando io parlo di pornologia è perché mi arrogo il piacere, il diritto e più che altro il piacere di poterne parlare, perché sono uno che ha fatto queste esperienze di persona e ne parla in giro, e quindi diventano cose che le persone possono condividere, come si dice adesso. E ascolta, ma tu dici anche in un'altra intervista, quando presenti il tuo documentario su Genova, che ha un nome un po' difficile, Bellezume, non è giusto, però ci assomiglia. Bellezume. Ecco,
Dici che tu, come pornologo, sei il critico della mercificazione, di tutto ciò che è mercificazione del corpo, ma quindi il porno è mercificazione del corpo? Beh, certo che sì, beh, può darsi che ci siano anche delle contraddizioni ovvie in quello che io dico, ma comunque alla parola bolesume è la parola casino, che casino non solo è il casino dove vai a trombare, noi maschietti andiamo a trombare, ma anche il casino che si fa, cioè c'è un bel casino, cioè c'è un bel bolesume, come dire, c'è un bel bordello. E quindi io sì, ho fatto questo film su Genova, che non è male, tra l'altro dovresti anche vederlo, ma poi ne parliamo delle cose che ho fatto, se le vuoi vedere. Ed è dove racconto e faccio vedere certi squarci di Genova che sono inusuali. Quando io lo vedo dico, guarda, non è male. Perché io ho fatto solo tre film, però tutti e tre molto interessanti. Sono uno che si chiama TV Transvestite, che è praticamente l'intervista di un transessuale bellissimo, che si chiama Sugar, che è morto, che era newyorkese, è alternata con le scene di ballo. Che c'erano dei balli tipici di Harlem in quel periodo, quindi TV Transvestite. Poi c'è Pornology New York, che è pornology, la parola che io uso per la mia attività, New York, perché è basata su New York, quindi ci sono molti locali fetish, sadomaso, eccetera, della città di New York, quando New York tirava molto, che adesso è un po' meno interessante, c'era un locale che si chiamava Hellfire, praticamente è il fuoco dell'inferno, che era veramente il posto dove ho girato spesso, anche fisicamente, ed era un posto di sadomaso stupendo, fantastico, una cosa. Adesso non c'è più, è tutto morto. Pornology è anche, diciamo, si trova al Museo del Sesso di New York, se non sbaglio, ha avuto dei riconoscimenti non indifferenti come produzione. Ma il porno, in quanto arte, è arte della finzione o è arte della realtà? Ah, quindi tutte e due, sia la finzione che la realtà, perché in realtà quando si fa porno si tromba veramente. C'è una domanda tipica, per esempio, che mio fratello, che è una persona, è un architetto, una persona diciamo normale nel senso stupido della parola, nel senso che non si occupa di queste cose, mi dice: ma voi veramente trombate? Eh sì, noi trombiamo veramente. Cioè, il pornografo o quello che fa pornografia, teoricamente dovrebbe essere uno che effettivamente la fa veramente. Dice regista, sceneggiatore, quello che è. Io per esempio personalmente oggi posso dire di avere sbagliato, non ho sbagliato, ma non ho mai fatto veramente l'attore porno. Cioè, ho recitato e sono in parecchi video, se vuoi, anche pornografici, ma ufficialmente non ho mai fatto veramente l'attore. Ho fatto la comparsa qua e là, anche in film normali. Ho più che altro fatto veramente lo sceneggiatore, il produttore e il regista di roba pornografica. E in Tutto per... Beh, realtà, da questo punto di vista, è da quale finzione? perché c'è la dicotomia tra realtà e finzione che esiste sempre poi quella. Perché, parlando di attori, dove sta la finzione? Perché l'attore è uno che fa una parte, che recita un copione che è stato scritto da X, Y o Z. La differenza è quella che tu reciti qualcosa e cerchi di essere bravo a recitarlo, ma secondo me filosoficamente non è molto importante per me stabilire se in realtà è finzione, per me è importante stabilire se lo si fa o non lo si fa. C'è qualcuno che mi chiama? No, non importa, casomai. Te lo chiedo perché c'è tutto un grande discorso, no, sui modelli che la pornografia ci presenta e alla Tipo? fine di molti discorsi c'è che il porno è spettacolo, non è sesso, cioè non è il sesso che si fa nella vita, è uno spettacolo che può essere un'ispirazione, magari può essere uno spunto, può essere qualunque cosa, ma non è un modello da riprodurre, un modello da cui imparare, secondo un punto di vista, e secondo un altro punto di vista, spesso è invece il modello, l'optimum, a cui aspirare. Sì, beh, diciamo che tutte e due sono vere, tutte e due sono false e tutte e due sono esagerazioni, nel senso che appunto, sia il vero e il falso si accompagnano qui proprio vicino, nel senso che poi sulla sessualità si può dire tutto e il contrario di tutto. Diciamo che per me è importante che
si facciano delle cose e entro certi limiti queste cose si fanno, ma anche si raccontano, anche si devono dire. E perché c'è una grossa differenza tra il fare le cose e farle non dirlo e farlo e dirlo. Cioè, queste sono tutte le cose della vita, non sì, parlo sì, solo per un pompino, una trombata, quello che è. Ma, perché molta gente è timida o restia, direi meglio a raccontare quello che fa, perché fa parte della nostra educazione praticamente di non dire quello che si fa. Che poi secondo me è sbagliato, perché secondo me si entro certi limiti si può dire tutto quello che fai, poi dipende da ciascuno, capito cosa voglio dire? Sì, e ti volevo chiedere, per quello che, insomma, per come la vedo un po' io, e chiaramente non solo io, però il porno, la pornografia nasce come un dominio maschile, come la rappresentazione di un mondo totalmente proiettato al maschile, e invece poi si è evoluto, ha fatto il suo percorso, e c'è una pornografia ora che risponde anche al piacere femminile, ad altre identità di genere, e che è anche uno spazio per le coppie, tant'è che ora sembra che una delle forme di pornografia più amate, apprezzate e più prodotte siano proprio i porno amatoriali. E in tutto questo percorso, secondo te, qual è l'eredità migliore che ci lascia la pornografia e qual è quella peggiore? Per quanto si possa parlare di peggiore e migliori nel senso stupido del termine, come hai detto tu prima, per formalità. Beh, una bella domanda. Comunque ti posso, credo di avere un paio di cose da dirti su questo argomento. Prima di tutto devi sapere, prima di tutto, tu hai mai sentito parlare di Candida Royale? Qui, sempre qui, ho visto qui. Femme Production? Vedo qua una signora in diverse fasi della vita, vecchiotta, giovane, un'attrice, sembra. Perché io sono convinto che lei sia sottovalutata nel mondo, ma Candida Royale è la prima donna che ha fatto porno, nel senso che ha prodotto porno e ha girato porno, e sono il suo fratellino, perché noi ci chiamavamo sister and brother, perché non abbiamo mai fatto sesso tra di noi, ma siamo passati direttamente alla fase familiare del brother and sister, e gli ho prodotto 14 film, che non sono pochi. Ho la fortuna di aver avuto come amiche e aver conosciuto nel corso della mia vita molte star del porno di tutti i tipi, più americane che italiane, ma anche italiane e europee, perché forse hai capito o te l'ho detto che io ho vissuto 40 anni a New York, e quindi cioè, di avere comunque questa conoscenza dell'America, questa conoscenza dell'Italia, quindi dell'Europa, e quindi di costituire un punto di riferimento ben preciso su cose diverse. Nella fattispecie è molto vero che il mondo del porno è iniziato maschilmente, ma vorrei fare il polemico e dire quasi tutto è maschile, nel senso che noi maschi abbiamo cercato di proteggere il nostro privilegio su tantissimi campi, perché siamo stati gli unici a fare certe cose, e poi per un certo periodo di tempo noi schizzavamo le donne a quello che facevano, noi maschi, no? Dicevamo cosa c'entra una donna, poi piano piano la donna si è allargata o ha invaso il territorio maschile. Candida Royale, ed è, sono contento che tu l'hai trovata dovunque l'hai cercata nel web, perché è stata secondo me la prima a fare veramente una cosa che in un mondo maschile come quello che era tipicamente il mondo della pornografia, ne ha fatto una cosa per donne. Cioè ha fatto della pornografia, e io sono stato il suo produttore, quindi ho partecipato anche io nella creazione di questo prodotto di donne per gli uomini. In effetti, detto tra me e te, puoi anche scriverlo naturalmente, i film di Candida non sono così straordinariamente strani o diversi dagli altri, come forse potrebbe fare qualche donna più lesbica o più diversa che sta operando adesso, ma sono storie d'amore tra maschi e femmine, storie di coppie tra maschi e femmine, magari che tradiscono il marito, fanno un numero 3, un numero 4, ma sostanzialmente Candida Royale è una persona, come posso dire, normale, non era così straordinaria, è stata straordinaria intellettualmente perché ha letteralmente quasi invaso un mondo di maschi e ha detto io voglio conquistare il mio spazio.
cosa che è esattamente successa nella vita. E io sono molto orgoglioso di questa mia partecipazione amicale e professionale in questa attività di questa ragazza qua. Sono contento che tu l'hai trovata lì, Candida Royale, perché tu l'hai chiamata signora, che evidentemente negli ultimi anni della vita lei sembrava una signora, però lei ha fatto la prima. Come sei invecchiato tu, sarà invecchiata anche lei adesso nelle sue foto, una signora, non è più una ragazzina. E sei ragazzina, eh? Non è che hai solo 26 anni, ma invecchi pure te. 33, ma... Sì, no, dico, vabbè, comunque... E ti vorrei fare l'ultima domanda per poi chiudere, che è, Michele, che cos'è per te il sesso? E per me il sesso è delle cose principali della nostra vita, perché attraverso la sessualità noi abbiamo la possibilità di raccontare chi siamo, di dire chi siamo, di tentare una interpretazione di quello che siamo veramente. E cioè, l'amore? Eh? E l'amore? L'amore secondo me è una cosa che, di cui se ne parla troppo e in realtà lo si fa poco, o meglio lo si è veramente innamorati. Cioè l'amore è il desiderio che la persona che tu ami realizzi quello che vuole realizzare, che è diverso dal volere quello che vuoi tu, perché probabilmente tu ami una donna che vuole viaggiare mille volte, vuole scopare tremendamente, vuole fare cose che tu non hai messo nel conto. Però l'amore è volere che la persona amata, che può essere la fidanzata, la moglie, la mamma, la sorella, il fratello o l'amico, realizzi quello che vuole. E che, guarda, è una cosa, non è facile. Non è facile avere il desiderio che l'altro faccia qualcosa, perché tu devi sapere cosa vuole l'altro o non farti fare un'immagine tu. Insomma, non è così semplice sapere cosa tu, io non so cosa tu ami, però io ti amo nel momento in cui quello che fai capisco, intuisco che ti piace, che ti dà piacere, che dà amore a te. Ecco, questo per me è l'amore, che è diverso dall'amore incondizionato che dice: ma io ti amo perché? Perché tu vuoi che la persona che tu ami faccia esattamente quello che vuoi tu. È sbagliato. C'è una bella differenza, secondo me, tra i due tipi di amore. Sì, quindi, penso che tu l'abbia spiegata anche molto, molto bene.